Qual è il problema? Che per fare la diagnosi di queste malattie, a volte devi fare delle cose molto fastidiose, eh? Tipo la colonoscopia, vedete qui, cioè quando avete problemi intestinali importanti, giustissimamente, giustissimissimamente, il dottore, il chirurgo, vi fa fare le analisi della colonoscopia. Perché? Perché se lì c'è qualcosa di grave, lo trovi solo con la colonoscopia. Ma quello che dico sempre, che vorrei incoraggiarvi a pensare, è che sarebbe meglio prevenire piuttosto che arrivare al punto di avere una malattia grave, giusto? Quindi se hai un disturbo intestinale da un anno o due, sì, capito prendere un farmaco che ti fa alleviare i sintomi, ci sta, ma attenzione che è come mettere la polvere della stanza sotto il tappeto. Dai oggi, dai domani, occhio perché lì dentro hai qualche chilo di polvere dopo un po'. Quando viene fuori, non basta più una scopettina per pulire la stanza, viene fuori un disastro. Quindi questo qua purtroppo è la storia che abbiamo visto tante volte succedere a tante persone. Questo è della Fondazione Umberto Veronesi, anche questa fondazione di ricerca. Le malattie croniche da infiammazione cronica sono, tipo il Crohn e la rettocolite ulcerosa, sono triplicate all'inizio del secolo. Diagnosi più precise e farmaci efficaci, così sempre più persone convivono con una malattia infiammatoria intestinale. Convivono, capito? E poi c'è un sospetto aumento dei casi di tumore al colon retto che ti fa capire che insomma stiamo andando in una direzione in cui se non sappiamo cos'è che porta a questo guaio diventerà più grande. Ripeto, non voglio fare terrorismo, però non occorre che ve lo dica io se Ma avete no, è un problemi dato, intestinali. brava, è un dato di fatto purtroppo, se no non avevamo tutte queste persone così interessate, no, Loris? Poi Già, infatti. torno alle mie esperienze, magari un pochino sul campo, no? Sono Già. stato da una dozzina di farmacie, porca miseria, non ce n'era una che mi avesse detto, ah sì, tutti quelli che vengono da me è perché hanno mal di testa. No, tutti quelli No. che vanno, la maggior parte delle persone che entrano in farmacia, il problema più sentito è proprio legato ai problemi gastrointestinali. Non è un caso, è realmente così. Ecco perché ci siamo dedicati tantissimo, io, Ivan e gli altri soci, a fare divulgazione su questo soggetto. Perché ecco, devo anche dirvi la cosa, no, non è poi così terribile metterlo in ordine l'intestino, solo che devi sapere cosa c'è che non va. Anche la coloscopia, che ti mette al riparo da malattie gravi, evidenzia malattie gravi, tipo i tumori, queste cose qua, è indispensabile, no? Se sei nei guai. Ma dopo non ti dà una chiave di soluzione, ti dice ok, ce l'hai una grossa malattia oppure non ce l'hai. E se non ce l'hai, grande, festona. Meno Però dopo cosa fai? Lì si ferma lì, non c'è nessun'altra indicazione. Invece ci sono dei metodi dati dalla scienza moderna per saperlo molto molto bene.